Le 18.31, buon martedì sera dagli studi di TG2000. In primo piano la strage di Orlando, in cui sono morte 49 persone. Emergono nuovi dettagli sulla vita del killer Omar Mateen, rimasto ucciso nello scontro a fuoco con la polizia. Secondo alcuni testimoni, Mateen da 3 anni frequentava abitualmente il locale per omosessuali dove è avvenuto il massacro. Inoltre utilizzava delle applicazioni sul proprio cellulare per incontri al buio con ragazzi gay. Antonio Soviero. Anche la 49esima vittima ha un nome e cognome. Sono state identificate tutte le persone ammazzate all'interno del Pulse, la discoteca gay di Orlando in Florida. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi. 6 dei feriti infatti sono gravi. La notte dopo la sparatoria più sanguinosa della storia statunitense è stata segnata da veglie e preghiere in tutto il mondo. Parigi, Londra e persino Sydney, dall'altra parte del globo. Un lungo abbraccio per dire no all'orrore, omofobo o no. E col passare delle ore si apprendono ulteriori dettagli sulla vita del killer Omar Mateen. Il 29enne, nato a New York da genitori afghani, frequentava abitualmente il Pulse, il locale teatro della strage. La stampa americana pubblica i racconti dei clienti che affermano di averlo visto una dozzina di volte. Spesso si ubriacava ed era aggressivo. Uno riferisce di aver messaggiato con Mateen per oltre un anno su un'applicazione del telefono solitamente utilizzata dai gay. Un ex compagno del college afferma: nel 2006 mi fece delle avance. Le rivelazioni o chissà speculazioni sulle tendenze omosessuali di Mateen sarebbero confermate comunque dall'ex moglie a una TV brasiliana. Ma il padre Sadiq Mateen, un uomo controverso, fan dei talebani, ha però smentito che il figlio fosse gay. Le indagini intanto proseguono a tutto campo, a cominciare dai presunti legami di Omar Mateen con lo Stato islamico. E non si placano le polemiche sull'FBI che lo aveva interrogato per 3 volte nel 2013 e 2014 per sospetti di estremismo, senza però trovare nulla per trattenerlo. 2 o 3 persone sarebbero tuttora indagate, ma non se ne sa nulla. La vicenda della strage al Pulse è piombata sulla campagna elettorale. Obama chiede ancora una volta un maggior controllo sulla vendita delle armi. Per Hillary Clinton si può e si deve fare, per Donald Trump invece non se ne parla proprio. Ma oggi è l'ONU a chiedere agli Stati Uniti di adottare serie misure per il controllo delle armi. Obama sta parlando proprio in questi minuti in diretta da Washington, sta parlando alla nazione e l'argomento è naturalmente la strage di Orlando. Non vi sono indicazioni al momento che segnalano un complotto più vasto, ha detto il presidente degli Stati Uniti che stiamo vedendo. Il messaggio è chiaro: chi colpisce l'America o i nostri alleati non sarà mai al sicuro. Ha aggiunto Obama che ha sottolineato anche come l'ISIS abbia perso in Iraq e Siria circa la metà dei territori controllati. L'ISIS, ha detto Obama, continua a perdere terreno e i finanziamenti. E continuiamo a parlare di terrorismo con una nuova rivendicazione dell'ISIS a Parigi, nella Francia, tra l'altro blindata per Euro 2016. Uno jihadista francese neutralizzato nella notte dalle forze speciali ha brutalmente ucciso un ufficiale di polizia e la sua compagna, anch'essa uccisa con un colpo alla gola. Fermate in tarda mattinata altre 3 persone vicine al killer. Il servizio di Leonardo Possati. Musulmano praticante, fedele all'ISIS, la Rossi Abdallah, il 25enne francese che ieri sera a Parigi ha ucciso con un coltello un ufficiale di polizia e ne ha sgozzato la moglie, postandone poi su Facebook le foto, 3 settimane fa aveva giurato fedeltà al califfo al-Baghdadi. Almeno questo ha raccontato il giovane alla polizia francese nel corso di una lunga trattativa di questa notte, mentre era serragliato nella casa delle sue vittime, prima del blitz nel quale le teste di cuoio lo hanno ucciso, salvando così il bambino della coppia. Gli investigatori transalpini, dopo aver arrestato 3 persone presumibili complici di La Rossi, stanno in queste ore ricostruendo il mondo di questo giovane, nato e cresciuto nelle banlieue parigine, fra furti, violenze e arresti, l'ultimo nel 2013, quando viene condannato a 3 anni di carcere per l'appartenenza a una rete terroristica che recluta in Francia e in Belgio adepti da inviare in Pakistan. Uscito di carcere, La Rossi apre un fast food, ma il suo disprezzo per la società in cui vive rimane, come dimostra un video nel quale ammonisce i suoi clienti. Fate un sorriso, dite almeno una volta grazie. Sempre via Facebook, qualche giorno fa annuncia che Euro 2016 sarà un cimitero e lancia appelli ai jihadisti affinché uccidano poliziotti e giornalisti, tutti i video cancellati prontamente dalla rete, così come il suo profilo.
Durissima la reazione del governo per quanto accaduto questa notte. Il premier Manuel Valls annuncia infatti nel giro di pochi giorni numerose espulsioni dal suolo francese, mentre il ministro dell'interno Cazeneuve sottolinea: cette mobilisation nous a conduit au cours des dernières semaines. La minaccia non riguarda solo la Francia, ma tutto l'Occidente. Da inizio 2016 abbiamo arrestato più di 100 persone che rappresentano una minaccia per il popolo francese. C'est plus de 100 individus qui ont été arrêtés depuis le début de l'année 2016. E oltre all'allerta terrorismo, oltre alla violenza degli hooligans, la tensione a Parigi è alta anche per la nuova mobilitazione organizzata da alcuni sindacati contro la riforma del lavoro, riforma proposta dal governo. Oltre 20 i feriti, mentre almeno 15 persone sono state fermate. Continuano intanto scioperi e proteste dei dipendenti delle ferrovie e dei tassisti. Massimiliano Cocchi. Le violenze sono cominciate poco dopo la partenza del corteo, con circa 1 milione di persone da Place de l'Italie, quando alcune centinaia di violenti, col volto coperto, hanno cominciato a spaccare vetrine, lanciare pietre e petardi verso la polizia, che ha reagito con manganelli e lacrimogeni. Una vera e propria guerriglia che lungo la riva sinistra della Senna è andata avanti per ore. Scontri particolarmente violenti sono avvenuti vicino alla stazione della metro du Roc, dove 15 agenti sono stati feriti e le forze dell'ordine, per rompere l'assedio dei manifestanti, hanno dovuto utilizzare dei cannoncini ad acqua. Secondo la prefettura di Parigi, in tutto sono rimasti feriti 20 poliziotti e 6 manifestanti, mentre 15 persone sono state fermate. La mobilitazione generale era stata organizzata dopo l'ondata di scioperi dei giorni scorsi da 7 diverse sigle sindacali per protestare contro la nuova legge sul lavoro, che prevede licenziamenti più facili e minori garanzie per i lavoratori. Ma i giornali francesi questa mattina erano durissimi contro l'iniziativa dei sindacati. Un giorno da galera, hanno scritto alcuni commentatori. Sicuramente è stato un giorno funesto, perché le manifestazioni sono state accompagnate da scioperi di treni ed aerei proprio nel bel mezzo dell'europeo di calcio, e con il paese che questa mattina si era svegliato sconvolto dal duplice omicidio dei poliziotti avvenuto alla periferia di Parigi e rivendicato dall'ISIS. È il momento di andare in Vaticano. La parola di Dio non è un arido elenco di doveri e divieti, ma un invito ad amare il padre e i fratelli con tutto il cuore. Invito che può arrivare fino al culmine di pregare anche per il proprio avversario. Così questa mattina Papa Francesco, commentando a Santa Marta il brano evangelico del pregare per il proprio nemico, e sempre oggi è stata presentata una lettera approvata da Bergoglio sui doni dello Spirito Santo. Colleghiamoci subito con Piazza San Pietro, da Beatrice Bossi. Ciao Beatrice. Buonasera, buonasera da San Pietro. Papa Francesco anche questa mattina ha inaugurato la giornata con la consueta celebrazione a Santa Marta. Al centro della sua omelia oggi però c'è stato il tema del perdono dei nemici, di coloro che ci vogliono male. Pregare per loro, ha detto il pontefice, farà migliorare i nemici e renderà noi più figli del Padre. Sentiamolo. Che il Signore ci dia la grazia soltanto a questa. Pregare per i nemici, per pregare per quelli che ci vogliono male, che non ci vogliono bene. Pregare per quelli che ci fanno dal male, che ci perseguitano. E ognuno di noi sa il nome e il cognome. Prego per questo, per questo, per questo, per questo. Io vi assicuro che questa preghiera farà due cose. A lui lo farà migliorare, perché la preghiera è potente. E a noi ci farà più figli del Padre. E come già hai detto ancora questa mattina, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha presentato il testo di una lettera approvata da Papa Francesco, nella quale si approfondiscono i doni dello Spirito Santo nella Chiesa. Nella lettera si ribadisce anche che i carismi non sono in contrapposizione con la gerarchia e che alla gerarchia resta il compito di vigilare, in particolare sulle nuove forme di vita ecclesiale. Il servizio di Nicola Ferrante, poi vi restituisco la linea. Il vento dello
lo Spirito Santo, è cosa nota, soffia dove, quando e come vuole, arricchendo la Chiesa di doni e carismi speciali, talvolta sorprendenti, sempre indispensabili all'evangelizzazione. Una lettera intitolata Juvenescit Ecclesia della Congregazione per la Dottrina della Fede interviene ora su questa materia. Il testo, presentato oggi ma approvato a metà marzo da Papa Francesco e poi dal dicastero competente nel giorno di Pentecoste, approfondisce in particolare l'azione dello Spirito, chiarendo che i doni del settiforme si distinguono in gerarchici, che riguardano cioè la dimensione dell'istituzione Chiesa, e carismatici, ben espressi nella dimensione dei movimenti e delle nuove forme di vita consacrata. Fondamentale, specifica la lettera, la coessenzialità, già che entrambi concorrono insieme alla missione evangelizzatrice. Tra i punti centrali del documento vi è senz'altro l'affermazione della coessenzialità fra doni gerarchici e carismatici, una coessenzialità che appartiene alla costituzione divina della Chiesa fondata da Gesù. Non si tratta nella prassi di livellare le differenze tra i doni gerarchici e quelli carismatici, ma di integrare meglio i carismi variegati della vita consacrata nelle chiese particolari sotto la guida dei vescovi. Cinque capitoli divisi in paragrafi chiariscono meglio questa relazione articolata. Chi ha ricevuto il dono di guidare la Chiesa, si legge nel primo, ha anche il compito di vigilare sul buon esercizio di tutti gli altri carismi. E ancora nel capitolo quarto, quando un dono carismatico si presenta come originario o fondazionale, ha bisogno di un riconoscimento specifico perché tale ricchezza si articoli adeguatamente nella comunione ecclesiale. Viene infine ricordato che l'azione del Paraclito è multiforme e che, come spesso ribadito da Papa Francesco, la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione. Torniamo adesso su una notizia anticipata ieri. Niente da fare per una presenza piena al Concilio Panortodosso, a gelare ogni speranza di vedere riunite per la prima volta nella storia tutte le 14 chiese ortodosse, il comunicato con cui il Patriarcato di Mosca ieri ha chiesto formalmente un rinvio dell'assise. 50 anni di preparazione dunque non sono bastati per mettere insieme tutte le anime dell'ortodossia. Abbiamo chiesto allo storico Alberto Melloni cosa è accaduto e quali sono le conseguenze sul piano ecumenico. Cristiana Caricato. Il Concilio Panortodosso è una cosa che viene preparata da 50 anni, dal 1961, quando una conferenza a Rodi lanciò queste idee in concomitanza con l'annuncio del Vaticano II nella Chiesa Cattolica. Nel 2008 era stato convocato per la Pentecoste di quest'anno e a gennaio la Sinassi dei Patriarchi, la riunione dei capi delle 14 Chiese Ortodosse, aveva stabilito che il Concilio si facesse a Creta, cioè non in Turchia, a Costantinopoli, come era stato pensato, per non mettere in imbarazzo i russi. Recentemente, nelle ultime settimane, alcuni dei patriarchi che parteciparono alla Sinassi e convocarono il Concilio hanno domandato un rinvio, chiedendo di poter ridiscutere e riflettere ancora su alcuni documenti che dovevano essere discussi al Concilio. Una responsabilità enorme, molto complicata, perché nessuno può decidere della Chiesa ortodossa al posto della Sinassi dei Patriarchi, per cui paradossalmente per rinviare il Concilio bisognerà aprire il Concilio e farlo rinviare al Concilio medesimo. Il che si dimostra che anche questo Concilio panortodosso, come tutti i grandi concili, non nasce, come dire, come un fiorellino, ma nasce in un parto difficile nel quale si scontrano grandi speranze, grandi ambizioni, grandi tensioni, e nelle quali le chiese devono dimostrare la loro docilità allo Spirito. Quali saranno le ricadute sul dialogo ecumenico e in particolare sul rapporto con Roma? La comunione fra la Chiesa di Roma e le Chiese dell'Ortodossia ha conosciuto dei progressi sbalorditivi negli ultimi decenni. Al tempo stesso però è il papato che è stato capace di essere un fattore di comunione non solo con le Chiese ortodosse ma fra le Chiese ortodosse, si troverà oggettivamente in una grande difficoltà nel momento in cui la posposizione del Concilio, addirittura la cancellazione del Concilio, dovesse far affiorare in modo drammatico una spaccatura insanabile
inevitabile fra Mosca e Costantinopoli. Il Papa non può scegliere i suoi fratelli, sono fratelli quelli che hanno una tradizione apostolica come hanno tutte le chiese dell'ortodossia, e in questo cammino c'è qualche cosa che ha un significato per loro infungibile. Ma questo vale anche non solo per i rapporti infraecclesiastici, vale per tutto. Il Concilio ha un significato o aveva un significato soprattutto perché in un mondo in cui tutto, comprese le religioni e soprattutto le religioni, sono fattore di lacerazioni sanguinose all'interno del mondo, il fatto che le chiese sapessero trovare un cammino di unità a partire dalla loro vicinanza aveva un valore politico di carattere generale. Se questo andasse perduto sarebbe una tragedia non solo per l'ortodossia ma per tutto il cristianesimo e per l'intero pianeta. La cronaca adesso che ci porta nel centro di Roma per gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte di Sara Bosco, la sedicenne trovata senza vita in seguito a un overdose in un padiglione dismesso dell'ospedale Forlanini. Cambia l'ipotesi di reato, non più istigazione o aiuto al suicidio, ma omicidio volontario con dolo eventuale e spaccio di stupefacenti. C'è anche un indagato, si tratterebbe del pusher che ha ceduto alla ragazza la droga per la dose fatale. Intanto gli agenti della questura stamattina, abbiamo visto le immagini, hanno sgomberato il Forlanini, a cominciare dalla corsia abbandonata in cui è stato ritrovato il corpo. Nell'edificio sono state trovate inoltre 24 persone, tutte denunciate per occupazione abusiva. 6 di loro sono italiani, fra cui anche una donna incinta. Un giovane marocchino invece è stato arrestato perché era in possesso di denaro e droga per lo spaccio. Cambiamo argomento, nuovo round di incontri fra governo e sindacati per discutere dell'uscita anticipata dal mondo del lavoro. L'ipotesi dell'esecutivo per chi va in prima in pensione è quella di un prestito che dovrà essere restituito con rate fino a 20 anni con gli interessi. Intanto viene ventilata l'ipotesi di pensione anticipata anche per i dipendenti pubblici. Pierluigi Vito. Un anticipo per andare in pensione da restituire a rate in 20 anni con gli interessi. Questa è l'ipotesi per la riforma della previdenza presentata al tavolo con i sindacati dai rappresentanti del governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Nannicini, estensore del progetto, e il ministro del lavoro Poletti. Nessuna modifica alla legge Fornero quindi, ma sia la flessibilità in uscita dei lavoratori. Costo stimato dell'operazione 10 miliardi di euro. Per consentire il tutto, restando nei vincoli di bilancio, l'INPS creerebbe degli accordi specifici con banche e assicurazioni private. Saranno queste ultime a erogare l'anticipo della pensione, denominato APE, ma il cittadino continuerà ad avere rapporti solo con l'istituto di previdenza. Chi potrà usufruirne? Coloro ai quali manchino non più di 3 anni dall'età della pensione di vecchiaia, con penalizzazioni crescenti, a seconda che si tratti di una persona disoccupata, oppure dipendente di un'azienda che voglia ristrutturare, oppure ancora che voglia volontariamente lasciare il posto di lavoro. Ora le parti si riaggiornano per valutare ulteriormente la proposta. Prossimo incontro fissato per il 23 giugno. È arrivato il via libera definitivo dell'Aula della Camera con 312 voti favorevoli, 64 contrari e 26 astenuti al cosiddetto dopo di noi, la proposta di legge che contiene le nuove norme in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare. Si tratta in estrema sintesi di un provvedimento destinato al sostegno ai disabili gravi che restano senza genitori. Veniamo invece ora agli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. L'intervento a cuore aperto a cui è stato sottoposto al San Raffaele l'ex premier stamattina è durato 4 ore e mezza, è riuscito, tutto come previsto, le parole del primario di cardiochirurgia Alfieri che lo ha operato e del medico personale di Berlusconi, Zangrillo. Il leader di Forza Italia tornerà nella sua stanza al 6° piano nel padiglione tra un paio di giorni quando avrà superato la prima fase post-operatoria, padiglione D. Ora si trova nel reparto di terapia intensiva chirurgica, qui lo ha raggiunto la compagna Francesca Pascale. A proposito di politica, fra 5 giorni ci sono i ballottaggi delle amministrative. Questo naturalmente accende il dibattito, ma a unire i parlamentari dei vari schieramenti effettivamente c'è un argomento, cioè il pallone, in particolare il tifo azzurro. Augusto Cantelmi. Che gli azzurri fossero da sempre l'unico vero collante di un paese che si riconosce soprattutto nei campanili era cosa nota, ma questa volta emerge un elemento in più. L'Italia, senza grandi campioni, gioca come squadra e vince. Per una volta sinistra, destra e centro, tutti sono d'accordo.
Abbiamo l'etica del lavoro, abbiamo la capacità di misurare i nostri limiti e partendo dai nostri limiti proviamo a fare passi in avanti. La vittoria di ieri dimostra che l'umiltà, il lavoro, la fatica, il sudore sono fondamentali. La metafora dell'Italia lavoratrice è una bella metafora. L'Italia ce la può fare in tutti i campi, quando lavora e quando gioca da squadra. Noi ci riempiamo la bocca col fatto della nostra creatività, ma siamo anche grandi lavoratori e soprattutto gente con un forte senso del dovere. L'Italia proletaria va in paradiso, possiamo dire, almeno per una serata ieri sera. Beh, oltretutto, data la giornata di oggi, è bene che si sia gridato Forza Italia ieri. Noi siamo in chiusura nel TG Post di Sergio Canelles. Vi parliamo oggi di un progetto di migranti senegalesi che mira a incoraggiare e facilitare il ritorno dei loro connazionali che vivono in Italia, nel proprio paese d'origine, quindi il Senegal. Sono tanti infatti gli immigrati che vorrebbero tornare a casa, ma per varie ragioni, che siano economiche, burocratiche o familiari, non possono farlo. Subito un'anticipazione, poi il TG Post, poi l'appuntamento con Attenti al Lupo. Oggi consigli su come conservare i farmaci in vista dell'estate. Buona visione.